Silvio Berlusconi ha vinto la sua battaglia. Consentitemi di dire che l'ha vinta con grande coraggio, che l'ha vinta quasi contro tutto e quasi contro tutti. Perché? Perché l'ha vinta contro la gran parte della stampa, la gran parte dell'informazione radio-televisiva. E l'ha vinta anche contro molti che gli consigliavano, in amicizia, di non fare questo passo. Io credo di non svelare nulla di particolare dicendo che ho ricevuto oggi da lui una telefonata nel momento in cui stava partendo per Roma per raccogliere questo successo strameritato. Una telefonata, io mi permetto di dire, da amico ad amico. Nella quale telefonata Silvio Berlusconi mi diceva: speriamo di poter cominciare a lavorare subito, al più presto, per ridare fiducia al Paese, per dare al Paese un governo stabile, per poter mantenere le promesse che abbiamo fatto. Io vi posso garantire, ormai che le urne sono chiuse, ormai che il voto è dato, che tutto quello che vi dico è la sacrosanta verità. E c'è un punto di tristezza, me lo dovete consentire. Parlava già da politico e già si creava una separazione di fatto fra lui che è stato il mio editore ed io che sono il direttore di una testata della sua informazione, che qui per 5 anni ho potuto lavorare in piena libertà.